e la tua consacrazione nella Serie A. Lo scorso anno ha fatto 5 gol nel Genoa, sebbene giocasse pochissimo, sono stati veramente 5 gol molto importanti per il suo inizio carriera in Serie A, ma soprattutto sono stati tanti rispetto alle presenze. E voi direte, ma perché ha giocato poco nel Genoa? Perché ha cambiato 3 allenatori il Genoa lo scorso anno e c'era un pasticcio pazzesco, mentre quest'anno ha iniziato a giocare, si è affermato da titolare, 13 gol, capocannoniere della Serie A senza rigori. Facciamo un applauso al capocannoniere. Perché è lui il vero capocannoniere di questa Serie A e penso che continuerà ancora a sfornare gol. Ma nemmeno una punizione lui tira, eh? Tutti gol su azione, questo è importante. Senti Ciro, ma ti aspettavi, arrivando al Toro, un'accoglienza così dai tifosi granata? È vero che tu ti sei fermato a son di gol e sappiamo che per un cannoniere i tifosi poi stravedono, ma ti aspettavi veramente un calore così? E soprattutto sai che questi tifosi, da tutte le parti d'Italia, i tifosi granata non vogliono che tu lasci il Toro, eh? No, intanto buonasera a tutti. Grazie per quello, per l'accoglienza che ci avete dimostrato l'ennesima volta anche stasera a me e Emiliano. Siamo contenti di questo, anche dopo un paio di partite non fatte, ma come ha detto il signore prima, potevi far gol con l'Inter, secondo me non volevo far gol, però a volte gira bene, a volte gira male. Adesso abbiamo un giorno in più per preparare il Napoli, ce la metteremo tutta, però... Ripeto, no, è vero, no, è vero. ho detto do il massimo, ce la metterò tutta, poi se arriva bene sono il primo ad essere contento. Poi per quanto riguarda, ho sempre detto che sto bene qua al Torino, non vedo perché adesso dovrei dire di andare in un'altra squadra, quindi continuiamo questa avventura insieme. Con i miei compagni sto benissimo, dopo un'annata tra virgolette è andata male, però quest'anno c'è stato l'anno della rivincita, voglio continuare così. E soprattutto quest'anno ha fatto anche l'esordio in nazionale maggiore. E ha pure rischiato di segnare. Ci porti in Europa, non è sentiti così. No, ma grazie, però come ho detto sempre nelle interviste, come ti dicevo a te a tavola prima, quando un giocatore in una squadra come il Torino raggiunge questo obiettivo così importante di alto livello, significa che la squadra ti ha dato tanto, ti ha aiutato a raggiungere, ti ha dato la mano a raggiungere una cosa veramente importante per me. Indossare la maglia della nazionale per me è stato un orgoglio, quindi non smetterò mai di ringraziare i miei compagni di questo, il mister e la società che mi ha dato questa opportunità, ovviamente i tifosi che dal primo giorno mi hanno sannato e ho cercato di ripagare la fiducia e l'affetto che mi hanno dato. Poi, come ho detto prima, nel bene e nel male, quando si gioca male con l'Inter e non si fa gol, il primo ad essere bersagliato sono io perché non ho fatto gol e gli do la colpa a loro. Senti Ciro, l'ultima cosa, voi che siete in campo, quando vedete la curva maratona così, osannarvi, gridare, è veramente la curva più bella d'Italia? Una volta pensa che era la curva più bella d'Europa anche. No, per noi sì. Andiamo in Europa! Per noi sì. Un giorno un tifoso venne a parlare e disse, per noi fino a quando indosserete questa maglia sarete i nostri i più forti. Per noi è uguale la stessa cosa, i tifosi per noi sono i più belli che ci sono in Italia e nel mondo, quindi fino a quando indosserò questa maglia per me il tifoso del Torino sarà quello più importante, quello che mi darà la carica giusta per poter far bene la domenica. Senti, una domanda extra Toro, tu sei stato allenato da Zeman, che per me rimane un grande allenatore soprattutto per i giovani quando riesce a impostare le squadre come vuole lui dall'inizio, con giovani che magari si devono ancora fermare. Come lo ricordi come esperienza? No, una bella esperienza, una bella persona che ho avuto la fortuna di conoscere, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, proprio un'umanità, una voglia di
farti imparare, farti conoscere cose nuove e fuori dal normale. Ma ti devo dire la verità, in questo ho trovato anche il mister Ventura, più o meno ci somigliano, l'ho detto in parecchie interviste, da questo aspetto, dall'aspetto umanitario ci somigliano tanto e quindi per quello forse mi sono trovato bene. Facciamo un grande applauso a Ciro Immobile!